CronoGP spinge sulla analisi tecnica della nuova SF23 per scoprirne i segreti, radiografia tecnica della nuova rossa di Maranello, perché ci sono molti elementi che stanno emergendo che di fatto differenziano questo progetto rispetto a quello della passata stagione. E stiamo parlando di elementi di aerodinamica, di telaio in termini di accessori legati alla sicurezza e soprattutto alla sospensione posteriore, che mantiene lo schema pull rod ma cambia radicalmente il suo posizionamento. Andiamo per ordine e quindi parliamo proprio della modifica aerodinamica che è stata fatta nella parte centrale della vettura, dove è stata ricreata una colonna d'aria verticale passante per ottenere un effetto S-duct. L'effetto S-duct viene ottenuto prelevando aria da una presa verticale a lato della scocca sotto alle pance, che prima va a raffreddare tutto il sistema degli accessori sotto le pance e poi viene espulsa nella parte alta proprio da quell'orecchietta che consente quindi di portare fuori l'aria calda. L'S-duct è un effetto aerodinamico che consente di sfruttare il campo di bassa pressione nella parte inferiore della vettura e ottimizzare, creare una maggiore spinta verticale proprio con l'espulsione sopra. A questo punto dobbiamo dire che posizionare un S-duct doppio, quindi ai lati dell'abitacolo, due, nella parte centrale della vettura è stato strategico. Perché? Perché consente di ottenere una piccola quota di carico aerodinamico in più nella parte mediana della vettura, al centro della vettura. Quindi è un carico sano che non arriva dall'alettone o dal muso, quindi con problemi di bilanciamento aerodinamico, di correzione che poi deve essere fatta sull'assetto, ma è una deportanza, una spinta verticale pulita che aiuta la monoposto ad essere ancora più aderente all'asfalto. Detto questo, ci sono delle altre modifiche sempre nella parte centrale, ma questa volta legate al telaio, ai coni di sicurezza anti-intrusione. La Ferrari la passata stagione aveva optato per coni alti davanti alle spalle del pilota per dare spazio ai canali di aspirazione del sottovettura, poterli alzare il più possibile. Bene, questa filosofia è stata cambiata. Quest'anno c'è una nuova configurazione e quindi si passa a coni assolutamente bassi nella parte più bassa della vettura e questo di fatto aiuta a modificare l'inclinazione dei radiatori, che possono essere più inclinati, quindi migliorare la penetrazione d'aria, lo scambio termico, la fluidodinamica di espulsione dell'aria calda, ma soprattutto si toglie un ingombro nella parte alta, si abbassa il baricentro della vettura abbassando appunto il peso dei supporti e delle barre, dei coni antitrusione nella parte più bassa della vettura, migliorando quindi anche la dinamica del veicolo. E poi abbiamo un terzo e ultimo aspetto importante sulla sospensione posteriore. La sospensione posteriore della Ferrari quest'anno mantiene esattamente lo schema della passata stagione, quindi abbiamo un pull rod molto compatto, ma per cercare di ottenere più downforce dal retrotreno è stata spostata in avanti per anticipare, portare più avanti la parte alta dello scivolo e ottenere quindi una migliore capacità di uscita dell'aria dal venturi. Bene, queste sono tre modifiche strategiche che danno una natura diversa, un'impostazione diversa della SF23 rispetto alla passata stagione e vanno a dimostrare che c'è stato un grande lavoro di riprogettazione della vettura che assomiglia alla vettura della passata stagione, ma di fatto ha un'impostazione tecnica radicalmente diversa.